primo tempo tra Borderline e Camouflage, siamo con Ussorio dei Camouflage in vantaggio per 2-1. Un buon primo tempo, sì, le squadre si studiano, tempo. È molto equilibrata. Sì, sì, no, abbiamo giocato comunque una buona partita sotto il punto di vista comunque del gioco palla, del giro palla, però non riusciamo a concretizzare, tiriamo forse troppo da lontano. Dobbiamo migliorare ancora, però siamo 2-1, cioè speriamo di portare a casa i tre punti. Nel secondo tempo qualche consiglio da dare alla squadra? No, solo di continuare a giocarla e di concretizzare di più facendo l'ultimo passaggio in area di rigore. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Siamo al post partita tra Camouflage e Borderline, partita vinta per 6-5 dai Camouflage che portano a casa i tre punti. Abbiamo qui due migliori in campo, Polverino migliore in campo per i Borderline, autore di ben 4 reti, e Mauriello invece migliore in campo in assoluto da parte dei Camouflage. Iniziamo da Polverino. Ah, è stata una partita sicuramente molto molto bella, anche molto equilibrata, infatti il risultato, diciamo, penso poteva finire a favore di entrambe le squadre, anche in pareggio. Effettivamente la siete giocata sul filo del rasoio. Voi siete andati molto vicini al pareggio, però purtroppo gli avversari sono riusciti comunque sempre a tenersi almeno un gol sopra. Secondo te cosa è mancato questa partita? Questo è il nostro problema, prendiamo troppi gol. Un po' perché siamo troppo alti, un po' perché siamo sfortunati, un po' perché siamo stanchi soprattutto, già facciamo a cui. Però sì, giochiamo oggi e abbiamo giocato meglio. Altre volte, però purtroppo non diciamo, quindi non cambia niente. Vabbè, comunque dire che secondo me avete un ottimo giro palla, sapete stare in campo e oggi almeno è stata veramente questione comunque di fortuna, sfortuna, magari gli avversari sono stati comunque più bravi, più concreti a sfruttare tutte le occasioni. Comunque vuoi fare una dedica speciale per i 4 gol di questa sera? I 4 gol, a chi dedichiamo? A Elio, che non mi ha visto mai stasera, mi ha fatto segnare con molta, è stato abbastanza semplice segnare. Purtroppo però pure per loro è troppo semplice, quindi si perde, non fa niente. Sto accusato che contro di loro, non volevo perdere. Era derby. Ciao ragazzi. Vabbè, grazie mille, buonasera. Eccoci con Mauriello, migliore in campo per i Camouflage. Mauriello, per te una realizzazione questa sera, ma penso che tu vada premiato perché hai fatto una partita di grande, grande sacrificio, hai corso tantissimo, tantissimo movimento, sempre presenza per tutti i compagni di squadra, sia in fase offensiva che difensiva. Come ho detto, abbiamo detto anche con Polverino, comunque partita piuttosto equilibrata, ma secondo te invece cosa è stato che vi ha fatto portare a casa i tre punti, il valore aggiunto? Allora, secondo me, vabbè, sempre complimenti comunque agli avversari, ci hanno fatto veramente sudare, una bellissima partita. Forse, non lo so, forse grande il nostro portiere che ha fatto alcune parate importanti in fasi importanti di gioco. E poi forse siamo stati un attimino un po' più cinici noi a concretizzare meglio le occasioni che abbiamo avuto. Va bene, vorrei chiederti secondo te dove possono puntare i Camouflage in questo torneo? È una domanda difficile perché siamo una squadra, giochiamo insieme da tempo, ci conosciamo, però l'età avanza, quindi piano piano, io vengo dalla serie di infortuni, quindi non lo so, speriamo il più in alto possibile. Va bene, vuoi dedicare a qualcuno allora il gol e la prestazione? Sempre, sempre alla squadra che comunque mi copre in tante mie mancanze, diciamo così. Grazie mille, in bocca al lupo per il torneo, ciao ragazzi.